giusta a Verona, sulla rotta giusta, e sei venuta a dare una mano al nostro numero 13. La mia preferenza va verso le situazioni, verso le invenzioni di un nuovo modo di fare la politica che abbia una connotazione femminile. Io non posso sostenere che tutte le donne sono belle, buone, brave, perché non è vero, però io sono assolutamente convinta e sono capace di dimostrarlo se me lo chiedono, che esiste nel femminile, quindi nell'approccio femminile, al mondo in generale e alla politica in particolare, una qualità etica, ma anche intuitiva, innovativa, che in un momento come questo non utilizzare è, oltre che sbagliato, è stupido e autolesionista. Quindi non mi par vero di essere qui a fare la sponsor di una certo, bellissima, giovanissima candidata che ha questa grande fortuna di avere il numero 13. È una ti fortuna. Senti, mi sono scelta, ho insistito proprio per essere messa al 13° posto. Brava. Perché siamo arrivati primi come donne a Verona, ma questo 13° posto che ci siamo proprio meritate, no? Però 13 mi dicono che poi non è così male, non porta male. Alessia, non potevano dare il 13 a un uomo perché avrebbe portato sfiga, perché è legato all'ultima cena, insomma non è un numero fortunato. Poi tu non sei Gesù, noi che ti seguiamo non siamo apostole, e forse sì. Aspettiamo di vedere che tipo di miracolo riesce a fare. Visto che Gesù può essere stato femmina, vabbè, comunque noi siamo qua e ti aiutiamo. Il 13 per noi è un numero bellissimo, 13 lune sono le lune in un anno e il numero del femminile è meraviglioso.